Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli ammalati, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i miei desideri, le mie angosce, le mie sofferenze. Guardami con misericordia, apparendo nella grotta di Lourdes. Avete avuto il piacere di farne un santuario privilegiato, da cui dispensate i vostri favori, e già molti sofferenti hanno ottenuto la cura per le loro infermità, sia spirituali che corporali. Vengo dunque con piena fiducia a implorare la vostra intercessione materna. Ottieni, o Madre amorevole, l'esaudimento delle mie richieste. Attraverso la gratitudine per i tuoi favori cercherò di imitare le tue virtù, affinché un giorno possa condividere la tua gloria. Amen. Grazie. La terza apparizione avviene il 18 febbraio ed è la prima in cui la signora parla a Bernadette nel suo dialetto per essere comprensibile. La ragazza, ansiosa di avere conferme sul suo conto, le porge carta e penna per poter scrivere il suo nome. La signora risponde che non è necessario e le fa una promessa. Non ti prometto di renderti felice in questo mondo ma nell'altro. Potete avere la gentilezza di venire qui per 15 giorni. La ragazza annuisce e la signora scompare poco dopo. Bernadette resta fedele alla promessa fatta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Fioretto, far celebrare una messa per le anime del purgatorio. La Madonna mi guarirà. Padre John Hollowell è un giovane sacerdote che appartiene alla diocesi di Indianapolis in Indiana e ha scoperto di avere un tumore al cervello alla Mayo Clinic l'11 febbraio, festa di Nostra Signora di Lourdes. Padre John racconta: ho scoperto di avere un tumore al cervello l'11 febbraio e quella sera ho celebrato la messa nella cappella di Nostra Signora. Il sacerdote ha spiegato poi la storia straordinaria che vi era dietro la Mayo Clinic, dove si era recato per fare gli accertamenti clinici e aveva scoperto la sua malattia. La Mayo Clinic è nata dopo una visione soprannaturale di una badessa francescana. La badessa ha avuto una visione di un ospedale e Gesù le ha detto di andare in città e trovare il dottor Mayo. Così ha fatto ed è nata la clinica. Le suore sono state le prime infermiere dell'ospedale. La Mayo Clinic è effettivamente collegata e nello stesso edificio della cappella di Nostra Signora di Lourdes. Da allora il sacerdote è stato operato e curato, ma prima di partire per Lourdes il tumore è tornato. Tuttavia accettava in pace la possibilità di morire se Dio lo avesse voluto. La risonanza magnetica ha mostrato che stava ricrescendo. In effetti la risonanza ha anche trovato un tumore all'ipofisi. Ma ho pensato: se vado a Lourdes e torno guarito, allora questa sarebbe una grazia immensa, non solo per me, ma soprattutto per alcuni miei familiari e amici che si sono allontanati dalla Chiesa. Così sono andato e sono stato guarito, ha detto. Grazie a Dio, oggi sono molto emozionato. Voglio che tutto il mondo conosca come la Vergine Maria mi ha guarito. Ero in pace e sereno, anche se la mia vita fosse finita a causa della malattia. Ero preparato, ma ho pregato tanto la Vergine
e ancora una volta sono andato a Lourdes e sono stato guarito. Questa è una notizia meravigliosa. Sia lodato Dio per la sua bontà. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi.